Quindi siamo qui con Andrea Bartoli, che ci ha fatto compagnia in questo nostro letto in BTO, insieme alla Best Western, insieme a noi, a Dorelan, a tutti quanti. E quindi ti dobbiamo mettere un po' in difficoltà in realtà. E ti chiediamo come ha funzionato tutto questo, quello un po' che mi stavi già raccontando, ma soprattutto di solito il turismo funziona bene, dicono tutti, ed è un problema che affrontiamo tutti, funziona bene nei piccoli nelle grandi città, i grandi concentratori di turismo. In realtà voi avete dimostrato il contrario. Ma allora Favara era tutto fuorché una destinazione turistica, certo. Cioè nel 2010 quando Farm Cultural Park è nato Favara faceva turisti zero. E noi abbiamo iniziato questo progetto per costruire un luogo che potesse far stare bene noi, che ci potesse consentire di non sentire la nostra città come un luogo da cui scappare il fine settimana, ma un luogo dove restare volentieri perché accade qualcosa di bello, e un luogo dove Carla e Viola, le nostre bambine, potessero crescere in modo sano, stimolante, con dei buoni esempi, con tante opportunità. A contatto con tante persone, di culture Le nostre diverse. Bambine fanno a Favara delle cose che i bambini di Milano si sognano di fare. Noi abbiamo una scuola di architettura per bambini con docenti creativi, architetti che arrivano da tutta Italia, da tutto il mondo, e una volta a settimana loro hanno un docente differente. Meraviglia. Credo che non capiti da nessuna parte. Quindi il concetto dell'italiano che si lamenta. Allora, tutto quindi nasce da una promessa. Noi avevamo una casa in affitto a Parigi e come tutte le coppie dovevamo decidere dove costruire il nostro progetto di vita. E devo dire che a me sembrava che Parigi fosse un po' più sexy rispetto a Favara. Non tanto per me, ma quanto proprio per le bambine, da genitore. Certo, tu avendo la possibilità senti la responsabilità di dire: ma io perché faccio crescere le mie figlie a Favara o in un piccolo centro sperduto, abbandonato, dove non accade nulla? E quindi la promessa è stata quella: non ci lamentiamo, non ci piangiamo addosso, non aspettiamo che Crocetta, Renzi, che sia, ci cambi la vita, ma facciamo tutto quello che possiamo fare noi per cambiare oggi nel nostro piccolo il nostro quotidiano. E così è stato, abbiamo iniziato a condividere tutto quello che avevamo, il denaro, non tantissimo, no? Perché poi spesso perché poi non per fare dei bei progetti servono sempre grandi somme, perché questo è quello che si diciamo, pensa in generale. Che noi abbiamo rinunciato ad acquistare una seconda casa, una terza casa, una villa al mare o diciamo di fare degli investimenti immobiliari. Abbiamo sicuramente iniziato a condividere tutto il nostro tempo, le nostre amicizie, le nostre passioni. Senti, ma è vero che hanno detto che avete cominciato a legalizzare la marijuana o no, questo non fate tutto questo. No, questo mi manca. Ecco, però può essere sempre un bel progetto. Allora, abbiamo una diciamo una dimensione anche un pizzico politica, nel senso che venendo alla Farm ti rendi conto che ci sono tante cose che sono un po' anche delle forzature rispetto alle regole, no? Certo. Ma il ragionamento lo rivendichiamo con molto orgoglio, perché non si può, come dire, ingessare la creatività, la voglia di costruire le cose, la voglia di fare bene solo con dei regolamenti, delle leggi costruite male, pensate peggio, certo. e che danno spesso ai burocrati, come dire, la facoltà di esercitare un potere mafioso, no? E allora a noi piace rivendicare una rivoluzione del buonsenso a dispetto di quelle parole vuote che sono oggi la legalità, l'antimafia e tutto quello che ne viene fuori. E quindi sicuramente siete stati un caso straordinario, veramente, che avete... Non le mandiamo a dire, le diciamo. No, esatto, e siete stati alla ribalta
di questo momento anche italiano, con però genuinità, con la sì, bellezza sì. della genuinità, sì, sì, non siamo della molto costruzione. Artigianali, esatto, e molto esatto. come dire. Beh, artigianali, insomma, magari siete partiti artigianali, però. Poi... Però insomma lo rivendichiamo con piacere anche questo. Bene, io ti ringrazio tantissimo di averci fatto compagnia in questo break. Molto.